Ciao a tutti, io sono lui e benvenuti nella vita dei Back contro te. Oggi inizia un'altra giornata divertentissima e sicuramente vi starete chiedendo perché sono solo in questo momento e perché qui con me non c'è la carciofina piccolina. Beh, questo perché lei è arrabbiata con me, ma senza motivo. Cioè, io non so perché, ma lei in questo momento mi odia perché dice che le ho fatto uno scherzo e quindi è arrabbiata e non mi vuole più parlare. Non ci credete, vero? Guardate qui, se provo ad avvicinarmi e dirle qualcosa, guardate che succede. Ciao Sofì, come va? Oggi tutto bene? Stai prendendo il sole? Ma sai solo parlare con la lingua, scusami. No. Ecco, adesso sa anche ruggire. Carciofina, io ti chiedo scusa, ma non c'entra... Non c'entro nulla io con questo scherzo, come te lo devo dire? E io come te lo devo dire che non parlo con i maleducati e che con te non ci parlo più? Lui mi ha fatto uno scherzo imperdonabile. Ho rischiato di affogare per colpa tua. Io stavo dormendo bella tranquilla quando a un certo punto tu sei arrivato come un uragano e mi hai buttato in acqua facendo bucare il mio gonfiabile preferito, guardate! No! Unicorno! Si è bucato, non ci posso credere! Ma era il nostro nuovo gonfiabile! Proprio nello scorso video avevo detto quanto è bello il nostro nuovo gonfiabile e adesso l'hai bucato, Sofì! Sei la solita! L'ho bucato io? No, ragazzi, non l'ho mica bucato io! Io sono la vittima di questa storia! Io ero bella tranquilla, che mi stavo rilassando, tu sei arrivato, mi hai buttato in acqua per farmi lo scherzo quando dovevi sorvegliare la nostra abitazione della torre di controllo per evitare che si avvicinasse al signoresse. E ora non solo mi hai buttato, e per fortuna io ce l'ho fatta perché sono molto brava e mi sono saputa riprendere, non sono annegata, ma pure Nega, continua a dire che non è stato lui. Chi è stato se non sei stato tu? Mi sono buttata da sola? Ho detto, oh, cado! Non è stato mica un colpo di vento? Effettivamente potrebbe essere stato un colpo di vento, magari un uragano, quindi un'area un po' più forte che ha fatto volare via il gonfiabile e con te sopra. Sei stato tu, lui? Sei stato tu? No, sono stato io, come te lo devo dire? Non c'entro niente io con questa storia. Io ero là sopra, nella torre di controllo, che stavo palleggiando con la pallina, quando a un certo punto ho sentito le tue urla e sono sceso di corsa. Sì, sì, certo, come no. Intanto fammi salvare Unicorni. L'hai ucciso tu. Non è vero, non sono stato io. Guardate, si è sgonfiato, ragazzi. Poverino, era bello carico, pieno di vitalità. Gli avevo anche messo la crema solare per evitare che si scottasse. Ma com'è possibile? Ma come si è bucato? Non capisco. Ma se anche fossi caduta in acqua, perché così? Bella domanda. La persona che mi ha buttato in acqua, evidentemente, ha le mani appuntite. Io con le mani appuntite? Cioè, io praticamente neanche ho le unghie perché me le taglio. Come ho fatto a bucare Unicorni? È proprio impossibile. Magari si sarà aperta qualche valvola. No, lui si è bucato e basta. Piccolo, poverino. Pazienza. Doveva andare così. Purtroppo è arrivato il mostro cattivo che ti ha bucato. Ma tranquillo, non ti preoccupare, io ti penserò sempre mentre tu sarai lassù. Ma lassù dove? Nella torre di controllo? Vabbè, guarda, carciofina Sofì, vieni qui. Dimmi, cosa posso fare per farmi perdonare da te anche se non ho fatto nulla? Dimostrami che è come dici tu. Dimostrami che non hai fatto nulla. Tu hai detto che non sei stato tu e che per dimostrarlo mi vorresti far vedere le telecamere di sorveglianza. Eh sì, è vero, posso prendere le telecamere di sorveglianza e vedere cosa hanno ripreso. Ma intanto sta montando un'altra cosa molto strana in piscina. Che cosa? Guarda là, Sofì, ci sono a terra tipo delle impronte. Vedi anche tu quello che vedo io? Beh, sì, guarda, qui sono molto visibili. Sono impronte di scarpe. Degli scarponi giganti. Lui, sei entrato qui dentro con gli scarponi sporchi? Io con gli scarponi? Ma secondo te vado in giro con gli scarponi? Io c'ho soltanto queste pantofole. Non c'ho proprio nulla. Al massimo tu hai gli scarponi e chissà cosa combini. Ma è estate. Ti pare che ho gli scarponi? Anch'io ho i sandali. Ho le slider me contro te, che sono bellissime. Lo so. Ma chi mai potrebbe indossare degli scarponi in piena estate con questo caldo a bordo piscina? Proprio nessuno. Però le orme ci sono. Vuol dire che qualcuno con degli scarponi grandi e pesanti ha camminato qui attorno. E se io non sono stato e tu non sei stata, c'è soltanto una persona. Il signoresse. Oh no, Sofì, ma è impossibile. Ma che stiamo dicendo? Il signoresse è qui, non ci potrebbe trovare né ora né mai. È proprio letteralmente impossibile, perché questo rifugio si chiama
rifugio anti-signoresse ed è fatto apposta per non poter essere trovato dal signoresse. Esatto, e poi ieri, mentre io prendevo il sole, tu eri nella torre di controllo e ok che stavi giochicchiando, ma stavi sorvegliando che non arrivasse il signoresse, no? Beh, Sofì, come dire, ecco, magari tra un palleggio e un altro con la racchetta, giocare con l'acqua col fucile d'acqua, riposarmi nel muretto, ecco, sì, forse mi sarà capitato di dare un'occhiata giù. Cioè, vorresti dire che non hai guardato neanche un secondo? Esatto. Lui mette le mani così? Le mani così come? Piano, ma non è stata colpa mia. Io volevo guardare, solo che c'erano tanti giochi divertenti e quindi non ho potuto farlo. Ti prego, non mi colpire più, per favore. Lui, ma lo capisci? Non lo capisci che è una situazione molto molto complicata e pericolosissima. Il signoresse potrebbe essere qui da un momento all'altro. Lui è troppo cattivo e tu dovevi stare attento e sorvegliare che non arrivasse. Ma tutto ciò è impossibile. Il signoresse sta preparando il suo piano malefico per il nostro secondo film, che uscirà tra pochissimissimo al cinema. Il 18 agosto sarà in tutti i cinema. Me contro te, il film Il mistero della scuola incantata, e tutti insieme al team Trote dobbiamo andarla a vedere. E quindi in questo momento il signoresse sarà con perfidia ad architettare qualcosa di cattivo. Non penso proprio che sia qui a casa nostra. Lui, se tu veramente non sei stato a buttarmi in piscina e quelle impronte non sono nelle mie né le tue, allora inizio a pensare che potremmo essere veramente, veramente in pericolo. Dobbiamo assolutamente controllare le telecamere di sorveglianza. Già ragazzi, guardare quei video è l'unico modo per potersi assicurare che qui non ci sia nessuno di cattivo. Vado subito a prendere l'iPad per controllare le telecamere. Eccomi qua, sono pronta. iPad con le riprese e fucile. Com'è il fucile? Perché hai anche il fucile d'acqua? È facile, no? Nel caso in cui le telecamere di sorveglianza avessero ripreso che sei stato proprio tu a buttarmi in acqua e che quindi hai mentito finora, io ti riempio d'acqua. Oh no, ma tranquilla, lo puoi posare perché tanto sono innocente, giuri in giurello. Quanto è bello. Mettiamo subito play alle riprese. Eccomi qua, sono pronto. Potresti non puntarmi in faccia a quel coso? Staremo a vedere se mentivi oppure no. Mi auguro per te che hai detto la verità. Ho detto la verità? Guarda, te lo assicuro. Io infatti sono leggermente preoccupato, perché se non sono stato io a buttarti in acqua, chi è stato? Lo stiamo per scoprire. Ma guarda Sofì, che sei stato un colpo di vento e quindi c'è tipo un piccolo uragano che si vede nel video che ti ha fatto volare via. Allora mi devi tu delle scuse e poi magari a quel punto potrei io prendere il fucile d'acqua e bagnarti. Stai zitto. E lui non lo so fare. Come da si qui fa? È facilissimo. Allora, ecco qua, telecamere. Ci siamo. Eccomi qua, qui ci sono io, bella tranquilla, che mi ero addormentata nel mio unicorno che prima esisteva ed era bello carino, con tanto di protezione solare per non ustionarsi, ed ero pronta poi per fare il bagno. Vedi? E non c'è nessun lui qui. Ci sei soltanto tu da sola col gonfiabile. Ma volete vedere che alla fine ha fatto tutto lei? Ha architettato questa cosa solamente per prendersi gioco di me? No, lui, non si tratta assolutamente di questo. Sei stato tu. Adesso nella scena si vedrà che tu arrivi e mi butti in acqua come avevi fatto quella volta quando ero nella sdraio. Sì, guarda, mettiamo play. Sono stupendo! Ma quello è il signoresse! Signoresse, ragazzi, l'avete visto tutti? Col suo mantello! Ragazzi, non è possibile! Il signoresse ci ha trovato! Cioè, quello lì è il signoresse! Lui! Vai avanti! Se ne frega che io sto dormendo e mi butta in acqua! Ti ha buttato in acqua! E guardate, si è tirato sulle mani! Lui mi voleva far fuori! Lui mi ha buttato in acqua per farmi annegare! Oh, cavolo! Ragazzi, il signoresse è in questa casa! Oh no, Sofì, non c'è altro tempo da perdere. Dobbiamo subito fuggire da qui, non possiamo stare un minuto di più. Potrebbe essere qui, da un momento all'altro potrebbe arrivare. Dobbiamo nasconderci, lui. Dobbiamo trovare un nascondiglio. Potrebbe starci spiando anche in questo momento. E quindi è stato anche lui a bucare il mio unicorni. Non ci posso credere. Fatemi rivedere il video. Io non mi ero accorta di niente. Ero lì, inizialmente bella tranquilla, ignara di tutto. Stavo semplicemente dormendo e mi stavo rilassando. Mentre tu, lui, eri su, distratto. Dovevi occuparti proprio di questo. Dovevi sorvegliarmi e fare in modo che il signoresse non si avvicinasse. E invece, sei distratto. Sei soltanto un coccodè. Cavolo, è stato davvero super pericoloso. Abbiamo rischiato grosso. Per fortuna ti ha solo buttato in acqua. Ma pensa se prendeva il suo fucile laser e ti sparava. Oh
Oh mamma mia, non ci posso neanche pensare. Ma poi perché ce l'ha così a morte con noi? Cosa gli abbiamo fatto? Noi non lo sappiamo ancora. Per fortuna col nostro nuovo film, Me contate il film Il mistero della scuola incantata, lo scopriremo. E scopriremo anche chi è, chi si nasconde sotto quel mantello. Non ne abbiamo proprio idea. Guardate che brutto il suo mantello. Come si vede dal video, ha questo mantellaccio viola di velluto. Ma è pesantissimo. Anche d'estate lo indossa. E poi a quegli scarponi che hanno lasciato le impronte, ora si spiega tutto. Un piedone gigante e altissimo, con quel piedone, con quello stivale di ferro. E poi anche i guanti di acciaio. Ed ecco, ecco spiegato il mistero. Con quei guanti ha bucato il mio unicorno. Ecco spiegato come ha fatto. Sinceramente mi sta venendo la pelle d'oca. Ho davvero i brividi e soprattutto ho paurissima. Lui è pericolosissimo. E poi non so se avete visto bene dal video, ma è gigante, cioè è altissimo, con quelle spalle enormi. Ci potrebbe annientare con un colpettino del genere. Siamo fortunati però che dal video non si vede Perfidia, quindi vuol dire che è solo e che non ha nessun aiutante con lui. Non è detto lui, magari Perfidia lo stava aspettando di sotto. O magari Perfidia nel frattempo stava cercando te. Io sinceramente ho paura di entrare, ma soprattutto del signoresse. Lui è un genio del male, è il cattivo dei cattivi. Intanto che pensiamo a una soluzione, direi di chiudere immediatamente la porta, chiuderci dentro e barricarci nel nostro fortino. Ok, in questo modo nessuno deve poter entrare. E se il signoresse fosse dentro casa? Se tu hai chiuso la porta e ci hai chiuso dentro casa con lui? Non ci avevo pensato. Questo potrebbe essere un grosso problema. Ma un problema alla volta. Stiamo tranquilli, rilassiamoci e pensiamo ad un piano, Sofì. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, perché proprio in questo momento abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto. Noi adesso penseremo un piano e domani ve lo racconteremo. Ora cliccate davanti a Sofì per vedere il video di ieri, mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao!